Benvenuti amici a casa ad un'altra interessante puntata di Incontri in Città. Ci troviamo come sempre in questa oasi flegrea nel cuore della nostra città in via Terracina ed oggi vi presentiamo un archeologo. È un personaggio davvero molto molto interessante. Fa parte del gruppo archeologico napoletano, anzi lui è proprio il presidente. Negli ultimi anni, oltre ad operare a Pompei, si sta occupando del complesso termale di Agnano e di quello di via Terracina Fuorigrotta. Praticamente abbiamo portato il nostro archeologo, che vi presento insieme a Laura, Marco Giglio. Diciamo che siamo in linea d'aria a chilometro zero dal tuo lavoro, giusto Marco? Benvenuto ad Incontri. Sì. Allora, e forse il grande pubblico non conosce, conosce sicuramente di più la realtà di Agnano, le terme di Agnano sono conosciute, che non la realtà di questo sito di via Terracina. Da dove vogliamo partire? Ecco, Laura? Sì, molto molto interessante la storia di queste terme, che parte dal lontano 1939. Esatto, perché durante i lavori per la costruzione della Mossa d'Oltremare, che era il grandissimo polo fieristico pensato dal governo centrale per valorizzare Napoli, vennero alla luce, fu quasi un segno del destino, per segnare il grande potere di Roma sul Mediterraneo, venne alla luce un'area archeologica diciamo in perfetto stato di conservazione, con degli splendidi mosaici a motivi marini figurati, che stavano là in attesa di essere scavati e furono subito valorizzati dall'allora soprintendente Amedeo Maiuri, che pensò di realizzarne un grande parco archeologico. Parco archeologico che poi dopo non ebbe avuto una breve vita, ebbe diciamo una brevissima vita per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. È incredibile. Napoli è tutta da scoprire, vero sì, Marco? Certo. Sì, abbiamo. Senti, voglio dire, ma tu diventi archeologo giovanissimo. Quanti anni avevi? Ti sei laureato praticamente? 22 anni, pensa. Poi dopo che continuato bello. Con scuola di specializzazione, dottorato e libera professione, ora lavoro da esterno all'Università di Napoli l'Orientale. Cercando di coniugare quindi la ricerca archeologica, perché noi come università scaviamo alle terme di via Terracina in collaborazione con l'Università del Molise e alle terme di Agnano, e poi da volontari con l'associazione invece cerchiamo di diffondere la conoscenza. Di valorizzare, perché, certo. Quindi il mestiere dell'archeologo, lo scoprire un qualcosa è inutile se non lo comunichi al pubblico, certo. Visto che sono dei beni pubblici. Ma infatti allora facciamo capire esattamente al nostro pubblico a casa dove si trovano e è ingresso libero, si possono allora, venire a visitare. Le terme di via Terracina sono praticamente alle spalle della facoltà di ingegneria all'angolo con Viale Marconi. Perfetto. E sono ormai separate dalla Mossa d'Oltremare proprio per la costruzione della facoltà di ingegneria. Ed sono diciamo in gestione da pochissimo, da un mese, da parte dell'associazione, grazie a un accordo con la soprintendenza per i beni archeologici del Comune di Napoli, e sono aperte dai nostri volontari almeno una volta al mese, un weekend al mese, in maniera gratuita per visite guidate. Per magari dobbiamo aprirli di più. Iniziamo dunque, riprendiamo poco. Però il nostro percorso. Allora, brevissima vita, poi la guerra, poi tu l'abbandono. Come hai fatto? Diciamo, cioè ci sono degli studi, dei fascicoli, dell'archeologo. Allora, le terme furono dall'associazione ripulite da uno stato di profondo degrado per la prima volta nel 1974, quindi ben prima che io iniziassi a lavorare in questo ambito. Poi, dopo di allora, ancora abbandono, gli ultimi lavori fatti furono per Italia 90, dove si pensò di realizzare una valorizzazione. Questa è la Mostra d'Oltremare. Questo fu il Mostra e Soprintendenza. E dal 1990 quindi ha iniziato questo piccolo percorso di valorizzazione fatto da questo gruppo di volontari che cerca di donarsi. Ma io voglio capire, da dove sei partito? Da dove sei partito? Cioè, praticamente i cenni storici di... Allora, le terme sono state appunto negli anni 80 studiate e pubblicate, quindi sono nel pubblico diciamo ristretto degli addetti ai lavori sono noti perché ecco, è un elemento
molto importante per le sue caratteristiche, lo stato di conservazione. Quindi terme, quindi acqua termale? Allora, le terme romane erano di due tipi, naturali, e sono quelle di Agnano, alimentate da acqua, da sorgenti di acqua termale e dal calore naturale. E invece artificiali, e quindi acqua normale, probabilmente ci arrivava l'acqua dell'acquedotto del Serino, l'acquedotto costruito da Augusto per alimentare la flotta che stava a Miseno. No, non mi dire. Ma noi sappiamo poi che ad Agnano in effetti le terme sono state sempre anche curative. E sì, lo sono tuttora. Le terme, via delle acque. Allora, le terme di Agnano, il primo uso delle acque curative risale ai Greci. Nel III secolo a.C. istituiscono un santuario dedicato ad Asclepio e Igea, che sono le due divinità curative dell'antichità, che utilizzavano la stessa acqua in cui ora ti puoi fare il bagno. Hai capito? Ecco, e allora, questa cosa delle truppe della famosa cisterna, no, di Miseno. Sì, la piscina Mirabilis. Dove... Esattamente. Dalla praticamente sorgente del Serino attraversavano anche via Terracina. Attraversavano via Terracina, un pezzo di acquedotto è qui dietro. Perché io ne ho visto un pezzo nella sanità, sì, sotto esatto, un palazzo. Esatto, vero, vero. Quello è un tratto, poi ne abbiamo due tratti proprio a via Terracina, più o meno qui di fronte, e passavano quindi vicino alle terme, sì, ma, e le terme sorgevano lungo la, l'autostrada del Napoli-Pozzuoli dell'antichità, sì, cioè questa strada che collegava Napoli a Pozzuoli, che era il più importante porto di Roma, sì, e quindi tutti arrivavano a Pozzuoli, sì, e le terme erano lungo la strada, una sorta di piccola area di servizio dell'antichità, cioè tu a metà strada ti potevi fermare, trovavi acqua, trovavi ristoro per il corpo, ti facevi un bagno caldo, facevi degli acquisti, facevi riposare il cavallo. Facevi degli acquisti. Facevi degli acquisti perché oltre alle terme ci sono delle botteghe che quindi vendevano prodotti. A che il nostro pubblico a casa, a che punto siamo con queste terme? Allora, le terme di Terracina si possono visitare una volta almeno al mese. Almeno una volta poi al mese. Poi dopo lascerai magari i tuoi contatti in modo che possano... Le terme di Agnano sono aperte due volte al mese per il momento, e speriamo di... cioè due weekend al mese, speriamo sempre di più di incrementare certo, le visite, anche perché più sono conosciuti i siti archeologici, più uno riesce a preservarli. Quindi nelle terme di Agnano noi dobbiamo immaginare che attraverso gli scavi è venuta fuori un'altra realtà, dobbiamo immaginare questo? Esatto, attraverso gli scavi fatti alla fine dell'Ottocento da un medico ungherese che voleva far ripartire il termalismo a Napoli, lui ha trovato queste terme romane con delle statue perfettamente conservate e mosaici. E sono venute marmi fuori? Cioè siete riusciti? In che condizioni? Certo, lui le ha studiate tutte. Sono in perfette condizioni, si conservano per 7 piani di altezza, cioè un punto dove hai un'esedra monumentale da cui usciva l'acqua, che è alta 12 metri e larga 32. No, vabbè. Cosa ti appassiona di più di tutto questo, Marco? Come archeologo naturalmente. La possibilità di condividere con gli altri. Questo è bellissimo da parte tua. Come fare per visitare queste due realtà? Allora, come ti devono contattare il nostro pubblico a casa? Perché noi adesso vogliamo anche noi condividerlo e farlo conoscere penso attraverso al nostro pubblico. Sito internet e pagina Facebook dell'associazione, dove abbiamo... Com'è l'associazione? Gruppo Archeologico Napoletano, quindi sulla pagina Facebook dove abbiamo tutte le notizie relative alle terme. Questo è bellissimo. Ai vari appuntamenti Marco che creiamo. Giglio, lui è l'archeologo. Progetti per il futuro. Noi naturalmente stiamo vedendo tutte, le abbiamo viste mentre tu parlavi, tutte queste meravigliose immagini in sovraimpressione, quindi ovviamente siamo incuriosite come pubblico a casa, si possono visitare. Ecco, io ti chiedo, i tuoi progetti, c'è qualcosa che in particolare l'associazione si appresta? Ma il sogno più che il progetto sarebbe di vedere la nascita di un parco archeologico diffuso nell'area occidentale della città per poter valorizzare... Diciamo qual è l'area occidentale? Ma tutto il quartiere di Fuorigrotta, Bagnoli, Agnano, cioè un'area che da un punto di vista turistico ancora non è partito ma che ha delle enormi potenzialità, perché oltre alle due terme abbiamo, che sono uniche,
abbiamo delle realtà. Uniche, guarda, questo è bello. Senti, le terme che si trovano a via dalla strada che da Bagnoli porta a Pozzuoli? Quello è un altro complesso termale, però più recente, non è d'età romana, e sono terme però sempre chiuse. Naturali e sono sempre chiuse. Chiuse, non aperte al pubblico. Sì, quindi ci sarebbe da far fiorire un turismo termale. Ma consideriamo che nel 700, 600 e 700 questa era meta dei viaggiatori da Goethe, che ha visitato certo. la Grotta del Cane, che è un'altra delle certo. realtà che appassionava il visitatore antico e che è sempre vicino alle terme di Agnano e che noi non conosciamo. Assolutamente, assolutamente, quanto non conosciamo, assolutamente. Comunque il sogno di creare questo percorso. Ma poi in un momento in cui, adesso stiamo parlando ovviamente di archeologia, ma si portano tanto queste cose termali e le spa, la gente si vuole sì. rilassare ovviamente. E la prima appunto, sono io, Marco. Pensando proprio al relax, l'idea senti, di rilassarti ma in un incontro posto... alle terme di Agnano lo dobbiamo fare, tanto si siamo può, sempre in città. Si può quindi... tranquillamente fare. Allora, noi adesso poi in sovraimpressione lasceremo naturalmente tutti i tuoi contatti, la piattaforma e l'associazione. E che dirti Marco, non ci rimane che offrirti il nostro caffè del Re per ringraziarti della tua partecipazione grazie, agli incontri Marco. E speriamo veramente di divulgare, di far conoscere, di creare aggregazione, ma sicuramente faremo tante altre belle cose e in bocca al lupo al tuo lavoro soprattutto. E con il nostro archeologo Marco Giglio, vieni Marco, siamo Laura praticamente al finale di quest'altra bella puntata di incontri molto in città qui dall'Oasi Flegrea e dobbiamo offrire naturalmente il caffè nostro del Re. Marco, grazie perché è stata una puntata veramente molto molto interessante e noi ci auguriamo perché avete capito ormai che i migliori incontri avvengono in città, quindi associazione.incittà@gmail.com potete partecipare se avete queste velleità artistiche, scrittori, artisti, pittori, editori, noi accogliamo tutti qui a incontri in città. Ancora grazie a Marco Giglio e noi naturalmente a Laura Bufano e grazie. Da parte nostra ci ritroviamo la prossima puntata, incontri in città. Ciao. Grazie.